Intanto per iniziare volevo ringraziare il signor Dragotto e il Movimento di Impresa Palermo che ci ha permesso oggi di essere qui. Bene. È chiaro che parlare di disabilità in pochi minuti non è semplice, chiaro, ma ovviamente. Io credo che il periodo delle discussioni, delle parole sia già passato da un po'. Si è parlato della disabilità ampiamente in tutte le sue sfaccettature. Sì. Adesso dovrebbe iniziare invece un periodo che dovrebbe essere chiamato il periodo delle azioni, delle concretezze. Nel dire questo voglio sottolineare che Palermo non è una città a misura di disabile, è piena di... Ecco, questo nel caso qualcuno pensasse il contrario, dice no, ma tutto a posto a Palermo. No, è piena di barriere architettoniche, questo preclude la vita sociale di una persona che ha un... Però tu sei il presidente di un'associazione e quindi un'associazione in genere intraprende azione. E qui ti sarà capitato di doverti confrontare con le amministrazioni comunali per sottoporre magari l'attenzione a qualcosa, per suggerire un intervento, ti sei mai incontrata? Sì, mi è capitato varie volte, realmente non abbiamo avuto dei grossi aiuti, sinceramente si è parlato tanto ma si è concluso. Aspetta, però tu hai detto dei grossi aiuti, cioè tu aspettavi aiuti o qualcosa che in realtà doveva essere fatto? Realmente potrebbero essere fatte tante cose, abbiamo proposto dei progetti, abbiamo fatto ovviamente qualcosa, però la politica ci ha aiutato molto, molto poco, le istituzioni.